Eccoci qua, buonasera. Una giornata che poteva essere il classico day after delle elezioni americane, invece c'è qualcos'altro. Non è il giorno delle celebrazioni, non è solo il giorno in cui Barack Obama festeggia il rientro alla Casa Bianca al termine di una campagna elettorale che poi con i fatti, con il risultato, l'ha visto prevalere nettamente nei confronti di Mitt Romney. Perché? Perché il giorno dopo, invece di festeggiarlo, intanto le agenzie di rating americane, proprio Moody's, Fitch, hanno detto con chiarezza: se non risolve subito i problemi fiscali, i problemi del cosiddetto fiscal cliff, del burrone fiscale, il presidente Obama, l'America va incontro al declassamento, al downgrading, alla perdita della cosiddetta tripla A. Non solo, ma anche in Europa il saluto è stato quello peggiore possibile, immaginabile. Borse tutte pesantemente in negativo, Milano ha perso il 2,5 e soprattutto c'è il vento gelido che arriva dalla Grecia. Atene in questo momento è a ferro e fuoco, il centro della capitale greca è in preda a una guerriglia urbana, decine di migliaia di manifestanti che protestano contro le nuove misure di austerity che il Parlamento sta per varare. Vedremo le immagini che sono veramente molto impressionanti. Ma come ieri non potremo non mettere a confronto la velocità decisionale del sistema elettorale americano con quello che si sta preparando nel nostro paese. Ieri è stata approvata in commissione una norma della legge elettorale per cui il premio di maggioranza va soltanto a chi raggiungerà il 42,5%, che di questi chiari di luna è un obiettivo impossibile per tutti i partiti, per tutti i partiti che si presenteranno alla sfida elettorale. E allora il sospetto di molti è che si stia creando la condizione perché si vada a delle elezioni al termine delle quali nessuno vincerà. Una norma pro pareggio, ieri l'abbiamo definita. Oggi volano le accuse durissime da parte del PD che dice sostanzialmente non ci volete lasciare vincere quindi e governare e la contraccusa di Casini che dice in realtà PD e Sinistra Ecologia e Libertà vorrebbero col 30% avere più del 50% per governare da soli e questo non lo otterranno mai. Sembra che si consumi proprio in queste ore il divorzio, prima ancora che si fosse consumato il matrimonio tra il PD e il partito di Casini, quell'asse di centrosinistra che aveva vinto in Sicilia con dietro la candidatura di colui che è diventato il governatore dell'isola, Crocetta, quell'asse in questo momento a livello nazionale non esiste più. Andremo a vedere però anche altre notizie. Si è dimesso il vice capo della polizia, al centro, come si sa, di accuse e polemiche, al vetriolo del famoso documento del Corvo su quelli che sono gli appalti interni al Viminale e la bufera investe in pieno i vertici della nostra polizia. Il nuovo gesto delle dimissioni, questa volta sono state accolte le dimissioni da parte del ministro dell'Interno Cancellieri. E poi vi mostreremo nuovi dati clamorosi su quello che fece il famoso famigerato ex tesoriere della Margherita Lusi. Aveva cominciato a rubare sin dall'inizio, sin dal 2001. Altri milioni scomparsi, altri milioni sottratti alla contabilità del suo partito. Lo si sta scoprendo proprio in queste ore. Così come ci dedicheremo a un fatto di cronaca che ha molto colpito l'opinione pubblica, il ritrovamento del corpo di quella ragazza sulle rive del lago di Bracciano. Perché? Perché ne parliamo non per indugiare su una vicenda di cronaca, ma perché c'è un fatto, è stato indagato il fidanzato della ragazza. Doveva essere una giornata di quelle rituali per consacrare il ritorno di Obama alla Casa Bianca, come stiamo anche per rivedere dai titoli, non è stato così. America ti ama, gli dice la moglie Michelle sul palco, ma le agenzie di rating gelano Obama e lo avvertono sul pericolo di un declassamento. Per gli USA sarebbe un affronto perdere la tripla A. La sfida al presidente è questa: saprà riportare il debito sotto controllo e come riuscirà a far fronte al fiscal cliff?
il cosiddetto precipizio fiscale che potrebbe portare un aumento vertiginoso delle tasse e alla recessione. Ma anche in Europa non c'è effetto Obama, o se c'è è negativo. Tutti in negativo, infatti, col segno meno i listini. Milano perde il 2,5%, Draghi annuncia in recessione anche la Germania. Le previsioni Eurostat non sono positive. Niente ripresa fino al 2014 e stasera riesplode la rabbia della Grecia. Ad Atene, guerriglia urbana nella piazza del Parlamento che sta discutendo nuovi pesanti tagli. La legge elettorale, dopo lo strappo di PDL, Lega e UDC, si torna a trattare sul premio di maggioranza, ma c'è un clima difficile, interviene il Presidente del Senato, si lavori un testo condiviso, dice Schifani, ma intanto appunto il clima è quello delle accuse reciproche tra PD e centristi, Bersani, Punzecchi a Casini, una manovra da vecchia maggioranza, il leader dell'UDC replica, volete governare tutto con un 30%. L'inchiesta sugli appalti del Viminale conferma le sue dimissioni irrevocabili. Nicola Izzo, vice capo della polizia, chiamato in causa da un documento anonimo. Il ministro Cancellieri, che due giorni fa aveva respinto le dimissioni, ora ne prende atto e dice: apprezzo il gesto, valuterò la decisione da assumere in tempi brevi. Fondi sottratti alla Margherita, l'ex tesoriere Luigi Lusi si sarebbe appropriato di altri milioni di euro dalle casse del partito fin dal 2001, anni prima di quanto invece ha rivelato l'inchiesta della Procura di Roma sui 22 milioni di euro a partire dal 2007. Lo scrivono i liquidatori della Margherita, poi confluita nel PD. Lusi sta scontando i domiciliari in un convento in Abruzzo, in attesa forse di un patteggiamento, ma ora rischia di tornare in carcere. La vicenda di quella ragazza trovata morta nella notte del 1° novembre in riva al lago di Bracciano. Il fidanzato della ragazza è indagato. La procura spiega è un atto dovuto per effettuare gli accertamenti. Allora, buonasera. Come avete capito, non è un telegiornale che si apre con le tradizionali immagini di festa per il reinsediamento, la vittoria, la seconda vittoria 4 anni dopo di Barack Obama. Perché? Perché, per dire il vero, quel che è successo è semplicemente che né gli Stati Uniti né l'Europa, per quanto riguarda i mercati, hanno reagito positivamente a quello che è successo, alle notizie che sono arrivate nella notte, a quel discorso così forte di Barack Obama è pronunciato alle 8 italiane di questa mattina. Infatti, semplicemente il capo della Casa Bianca ha ricevuto il benvenuto peggiore, quello delle agenzie di rating che gli hanno detto: attento, se vai avanti così ti declassiamo subito. Neanche il tempo di risvegliarsi e Obama è già messo sul chi vive dalle implacabili agenzie di rating. Presidente, hai 2 mesi di tempo per risolvere il nodo del fiscal cliff, letteralmente il precipizio fiscale. Si tratta di enormi ed automatici tagli al bilancio, un aumento delle tasse per un totale di 7.000 miliardi in 10 anni. Una cifra quasi impossibile da dire, che significherebbe per l'America con quasi certezza la recessione. Obama ha poco tempo per festeggiare. Sulla sua testa pende la scure di Moody's, che minaccia di unirsi a Standard & Poor's e tagliare la AAA all'America se non saprà riportare il disavanzo dello Stato federale sotto controllo e allo stesso tempo rilanciare l'economia e creare posti di lavoro. Finora democratici e repubblicani si sono scontrati su ogni singolo dettaglio della riforma di bilancio. Obama non vuole concedere tagli ai programmi sociali se non si usa l'accetta anche sui conti del Pentagono. I repubblicani, che hanno mantenuto la maggioranza alla Camera, si oppongono e già il leader John Boehner ha piantato i propri paletti: niente aumenti delle tasse. Obama potrebbe assecondarlo ad una sola condizione: cancellare almeno i privilegi fiscali concessi da George Bush ai più ricchi d'America. Il presidente fa sul serio e su questo punto minaccia il veto. Fino ad ora è stato un muro contro muro, complice la contesa elettorale. Il macigno è stato rimosso. Obama è libero dal giudizio delle urne e può forzare la mano. Per i repubblicani, opporsi ad un presidente che ha appena ottenuto un nuovo mandato rischia di essere la mossa penalizzante. L'elezione non ha cambiato gli equilibri politici con Senato e Camera spaccati tra i due partiti, ma potrebbe aver cambiato il clima politico. Per scoprirlo, l'America ha solo 2 mesi, perché è sull'orlo del fiscal cliff. Il dirupo fiscale è a scivolare, ci si mette un attimo. E quel che è successo in Europa è lo specchio di questi brutti nuvoloni che sono tutt'altro che
il polvere dei fuochi d'artificio per la nuova vittoria di Obama. C'è qualcos'altro e di diverso, e lo testimoniano tutti quei segni meno sui listini europei. Il meglio deve ancora venire, lo dice Obama, e certo sono cose che si dicono, e legare a questo l'accoglienza sui mercati concessa al bis forse è troppo. Di fatto oggi Wall Street, è inevitabile iniziare da lei, sta però picchiando sui minimi da 4 mesi, e da quest'altra parte dell'oceano, nell'Europa pancia della crisi, oggi si è andati giù forte. Eloquente Milano, la peggiore circa meno 2,5 punti, trascinata da Fiat, vittima di un abbassamento di rating, qualche argine solo più lieve a Parigi e Francoforte, mentre a Madrid ribasso forte, solita percentuale latina. Qualcuno potrà dire che anche i mercati votano, e l'effetto Obama dei primi scambi del mattino evaporando ha lasciato spazio al dubbio se sia effettivamente andata come voleva il centro di gravità finanziaria. La verità è che sui mercati, e destino ha voluto che capitasse proprio oggi, si è riaffacciato qualche fantasma. A metà giornata, non appena le parole di Olli Rehn e le previsioni della Commissione europea hanno cominciato a fare il giro dei terminali, l'umore si è storto. La ripresa, se sarà, sarà visibile concretamente solo dal 2014, e 2 anni sono tempo lunghissimo per essere certo. Per quanto ci riguarda, le previsioni di Bruxelles indicano recessione e disoccupazione alta. In questo caso i numeri, tranne un decimale in più nella stima sul 2013, ricalcano lo scenario della nostra Istat, e in sostanza, anche per i tecnici europei, la riforma del lavoro non creerà nuovi posti nemmeno il prossimo anno, che sarà peggiore di questo. Idem il PIL e i suoi corollari fatti di consumi bassi, ne sappiamo ormai da non poterne più. Ma la botta arriva sul pareggio di bilancio, close to balance, dice Rehn, cioè ci arriveremo a un soffio vicini, ma già nel 2014 devieremo allontanandoci, tanto che Bruxelles teme rischi sul risanamento dopo il 2013 e considera preoccupante la lentezza con cui riduciamo il nostro debito pubblico, forse per il fatto che, ecco qui, non lo riduciamo affatto. Analisi complessiva che si legge in 2 modi. Uno, per consacrare i sacrifici fatti dagli italiani servirà un ulteriore passo correttivo, e due, per farlo stabilmente sarà necessario che nel 2013 lo scenario politico non cambi troppo dall'attuale tecnico. E Mario Draghi a rendere il discorso, volendo, anche più chiaro e ampio. La crisi, dice, è arrivata anche in Germania, e scegliendo Francoforte per dirlo, il senso è che la solita Europa al traino, con cui si confronterà Obama bis, resta complicata. Ma se questo è il contesto, se questo è quello che aspetta gli Stati Uniti, questo è quello che aspetta l'Europa, c'è una certezza di oggi negativa, è quella del vagone di coda dell'Europa, la Grecia. Oggi, questa sera, costretta nel suo Parlamento a votare nuove, pesanti, gravi misure di austerità, e davanti al Parlamento dall'inizio della serata è cominciata la protesta, grave, pesante, violenta, come non mai. È sotto assedio il Parlamento greco, accerchiato dalle Molotov che bruciano in piazza Sintagma. Soffocate dai lacrimogeni, migliaia di persone da oggi pomeriggio combattono una battaglia fatta di cassonetti in fiamme e vetrine infrante. E sarà così fino a questa sera, quando i deputati di Nea Democrazia e del PASOK, ovvero centrodestra e socialisti, avranno detto sì agli ultimi tagli, quei 13 miliardi e mezzo di euro voluti, ma sarebbe forse più corretto dire imposti, dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Unione Europea, per elargire finalmente la tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo, già promessa a luglio e non ancora arrivata. L'approvazione delle nuove misure è inevitabile se vogliamo evitare il fallimento, ha detto il ministro delle Finanze, Yannis Stournaras. Abbiamo fatto i 2/3 dei nostri sforzi, ha aggiunto, ora ci troviamo nel momento più critico e dobbiamo prendere la decisione giusta. Ma Atene, bloccata ormai da 2 giorni di sciopero generale, non ci sta a quello che secondo i deputati di Syriza, ovvero la sinistra radicale, è stato invece definito un genocidio sociale che finirà per distruggere completamente il paese. Perché non ci sono solo tagli dolorosissimi in ballo, ma ci sono anche leggi come quella che concederebbe addirittura agevolazioni per le imprese che licenziano i propri dipendenti e che produrrebbero un effetto che va ben al di là della necessità di effettuare risparmi. I risparmi che peraltro faticano ancora a toccare la cosiddetta casta. Sempre oggi la Corte Suprema greca ha giudicato incostituzionale la riduzione del salario dei giudici fissata ad un -27%. La motivazione? Secondo la Costituzione di Atene, lo stipendio dei giudici deve essere proporzionale a quello dei politici, ma visto che la loro busta paga non è stata minimamente toccata, di conseguenza non si può toccare nemmeno quella dei giudici. Eppure questa sera il Parlamento ci riproverà non a tagliare i propri stipendi, ma ancora una volta quelli dei magistrati, dei professori universitari e in misura minima appena il 2% dei militari, sempre che l'assedio di piazza Sintagma non faccia loro cambiare idea.
Questo è il mercoledì difficilissimo, ma è anche il mercoledì, non roviniamola del tutto la festa, il mercoledì del ritorno al centro della scena di Barack Obama. Questa notte abbiamo dato vita a una maratona televisiva elettorale che è durata 9 ore ed è giusto ricordare, almeno per un paio di minuti, l'uomo che è riuscito a riconquistare la Casa Bianca. But for the United States of America, the best is yet to come. Finirò quello che ho iniziato, il meglio deve ancora venire. Si scioglie a notte inoltrata in queste poche parole tutta la tensione accumulata da Barack Obama in mesi di campagna elettorale all'ultimo respiro. Ma ormai è fatta, i numeri sono dalla sua, è riuscito a battere il suo avversario Mitt Romney, conquistando tutti o quasi quegli stati che i sondaggi davano in bilico tra i due, anche se per una manciata di voti. E alla fine non è servito nemmeno aspettare il risultato del Sunshine State, la Florida, e nemmeno quello della cruciale Virginia, che pure Obama è riuscito a riconquistare come nel 2008. Decisivo è stato l'Ohio, perché insieme ai voti della West Coast ha permesso ad Obama di superare agilmente la soglia dei 270 grandi elettori necessaria per restare alla Casa Bianca. E così in pochi minuti è stata festa grande tra i supporter del presidente, che è riuscito a cancellare l'incubo del mandato unico che lo attanagliava, l'incubo di non poter proseguire il lavoro cominciato 4 anni fa. Un po' di tensione Obama e i suoi la respirano solo nell'attesa del discorso di concessione che il perdente Prassi faccia prima del neopresidente. Romney infatti aspetta 1 ora e mezza prima di comparire sul palco di Boston e consumare insieme ai suoi la sconfitta. Un tempo lunghissimo che fa sospettare che i repubblicani vogliano contestare i risultati, magari chiedere una riconta dei voti. E invece no, tutto fila liscio. Romney concede la sconfitta e lascia il campo. Così Obama può salire sul palco di Chicago per il discorso finale, sulle note dell'immancabile Springsteen che lo ha supportato per tutta la campagna elettorale, anche se il presidente aveva già ringraziato il suo elettorato via Twitter. Crediamo in un'America generosa, tollerante, aperta ai sogni, dice Obama dal palco, dopo aver abbracciato a lungo Michelle e le due figlie. Torno alla Casa Bianca più determinato di prima. Poi fa i complimenti al suo avversario Romney, annuncia di voler lavorare a fianco con i repubblicani per il bene del paese. Paese che nelle stesse ore è già in festa, almeno nella metà, che ha voluto di nuovo Obama alla Casa Bianca. Da Chicago a New York, a Washington, con feste, canti e balli per le strade, nonostante il freddo pungente. Il 21 gennaio, con l'Inauguration Day, comincerà ufficialmente il secondo mandato presidenziale di Barack Obama. 4 anni che si annunciano complicati, difficili, battaglieri, in cui dovrà affrontare il presidente soprattutto i temi economici, con un congresso spaccato a metà, la Camera dei Deputati in mano ai repubblicani e il Senato in mano ai democratici. Che invidia però per un paese che in una serata e una nottata, per quanto ci riguarda, risolve i suoi problemi di leadership nel modo più democratico, la parola agli elettori e si sa chi ha vinto e cosa farà. Noi andiamo verso elezioni di cui non sappiamo ancora praticamente niente, quali saranno le alleanze, quali saranno i candidati premier, quale sarà la legge elettorale, anche se da ieri della legge elettorale sappiamo qualcosa di più, che garantisce soprattutto chi non vincerà. Si tratta ancora, ma sono dichiarazioni di fuoco, accuse di tradimento e rissa tra democratici e UDC all'indomani dello strappo sulla legge elettorale. Con il voto in commissione al Senato che, ricompattando PDL, Lega e UDC contro PD e IDV, ha fissato al 42,5% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e quindi il governo del Paese. Obiettivo irraggiungibile nello scenario di un voto polverizzato e con il Movimento 5 Stelle di Grillo, già intorno al 20% e dato in crescita dai sondaggi. Bersani ha accusato Casini di voler impedire la vittoria del PD e, come il PDL, di puntare a un pareggio per ottenere il Monti bis e restare al centro dei giochi. A Bersani, a Vendola col 30% di prendere il 55% dei seggi? Si vuole questo? Chi vuole alzi la mano. Io non lo voglio e non c'entra niente il Monti bis, il Monti tris. Non c'è nessuno, ho sentito oggi, che col 30% vuole il 55%, nessuno vuole rifare un porcello, per amor di Dio. Ma attenzione che non possiamo neanche consegnare la prospettiva del Paese all'impossibilità di trovare un azionista di riferimento, fatemelo dire così, per organizzare un governo di questo paese. Ok, la soglia, ma basta strappi, insiste Bersani dal laboratorio del Gran Sasso. Il leader PD spera almeno di portare a casa un premio di consolazione del 10%, da assegnare alla prima lista o coalizione, non al partito, perché si teme che la palma del vincitore, come in Sicilia, possa andare a Grillo.
Su questo schema, che prevede anche di abbassare al 40% la soglia per il premio di maggioranza, si sta discutendo. Cerchiamo un testo condiviso, è l'appello del Presidente del Senato Schifani, che riflette gli auspici del Quirinale. Anche, dice, per rispondere alla richiesta di trasparenza e cambiamento di tanti cittadini che si rifugiano nella protesta. Insomma, ne va dell'onore dei partiti, è il senso. Per trovare un'intesa resta però da vedere la scelta finale del PDL, che ieri ha votato con i centristi, ma oggi ha voci dissonanti, come quella di Sandro Bondi, vicinissimo come sempre a Berlusconi. Forse non ci si rende conto, è l'accusa, che Casini sulla legge elettorale persegue non solo l'ingovernabilità dopo le prossime elezioni, ma al tempo stesso il definitivo disfacimento del bipolarismo a favore di un centro arbitro delle decisioni più importanti. Questo effetto combinato di ingovernabilità e di ritorno ad una pratica consociativa in salsa tecnocratica, con l'aggiunta magari delle preferenze, porterebbe alla paralisi politica e, parole pesantissime di Bondi, ad una fetida palude. Se questa è l'idea di Berlusconi, il vertice a Grazioli con Verdini, Letta e Alfano potrebbe riservare sorprese nella seduta notturna della Commissione al Senato. Insomma, abbiamo capito che per un po' di tempo ancora non sapremo quale sarà davvero la legge, ma soprattutto che le alleanze che si ipotizzavano in questo momento sono tutte per aria. Ma intanto, proprio in questo momento, in questa fase così delicata dal punto di vista politico e istituzionale, c'è sorda ma ben visibile una polemica e una situazione di crisi che investe il Ministero dell'Interno e i vertici della Polizia. Nicola Izzo lascia dimissioni ribadite, stavolta definitive, irrevocabili, il passo indietro del vice capo vicario della Polizia, investito dalle accuse del dossier anonimo del cosiddetto Corvo, pare ormai cosa fatta. La ministra dell'Interno Cancellieri, che lunedì scorso aveva respinto le prime dimissioni di Izzo, vado via per difendermi meglio, stavolta si limita a prenderne atto. In un comunicato la responsabile del Viminale dice di aver ricevuto la nuova lettera di dimissioni del prefetto e di apprezzarne il gesto. Il ministro valuterà in tempi rapidi, è scritto, le decisioni da assumere. Tradotto, quando, come e con chi sarà sostituito il numero due della Polizia, il vice di Antonio Manganelli. L'uscita di scena di Izzo potrebbe aiutare a togliere qualche castagna dal fuoco, a far uscire dall'imbarazzo i vertici delle istituzioni investiti dagli schizzi di veleno del dossier anonimo che ha denunciato un giro di appalti pilotati sotto il tetto del Viminale, indicando Izzo come regista dell'andazzo illecito. Ma non sarebbero tanto i veleni del Corvo a preoccupare nell'inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura di Roma, quanto gli sviluppi che potrebbero arrivare da Napoli, dove Izzo è indagato per turbativa d'asta in uno scampolo dell'inchiesta Finmeccanica. È la storia di un appalto del 2010 per il trasferimento del centro elaborazione dati della Polizia. L'ipotesi dei magistrati è che l'appalto sia avvenuto in maniera irregolare e le apparecchiature del centro si siano rivelate obsolete. A questo proposito qualche scintilla tra Roma e Napoli, un battibecco a distanza con la Procura di Roma che in mattinata precisa con Napoli piena collaborazione e nessuna richiesta di atti e non risulta, si aggiunge, che il provvedimento pendente presso quell'autorità giudiziaria abbia ad oggetto i fatti di cui tratta l'anonimo, come dire nessuna sovrapposizione. A stretto giro la risposta del capo degli uffici giudiziari di Napoli. L'esposto anonimo sul prefetto Izzo non influenza in alcun modo l'inchiesta napoletana nella quale lo stesso è coinvolto, precisa il procuratore Giovanni Colangelo, che ieri ha avuto un lungo colloquio con il capo della Polizia Manganelli e viene al dunque. L'inchiesta su Izzo resta a noi, dice perentorio, la possibilità che vada nella capitale non è neppure balenata. È stato uno dei volti simbolo in negativo dell'Italia del malaffare, dei tesorieri dei partiti che arraffavano per sé, rubavano i soldi pubblici anche ai danni del loro stesso partito di elezione. Luigi Lusi, per quel che se ne sa, sta scontando i domiciliari in un convento dell'Abruzzo. Quel che si è scoperto però, quello che si sta scoprendo in queste ore è che non cominciò a sottrarre i soldi per sé dal 2007, ma da molto prima, fin dal 2001.
Un furto con destrezza lungo un decennio, sotto gli occhi se non complici, certo disattenti di chi poteva e doveva controllare. Luigi Lusi avrebbe attinto a piene mani alle casse della Margherita fin dalla nascita del partito che subito nel 2001 lo nominò tesoriere. Il Collegio dei Liquidatori della Margherita e il Comitato dei Garanti stanno lavorando sulla gestione delle fasi liquidatorie e sui conti pregressi, quelli relativi al periodo 2001-2006, quando il partito di Rutelli e Bianco, Bocci e Bindi, Franceschini e Parisi, Castagnetti, Fioroni e Letta era vivo e vegeto. E hanno scoperto che in quegli anni Lusi aveva già attivato le stesse dinamiche predatorie che per Procura di Roma e Guardia di Finanza gli hanno permesso di rubare oltre 22 milioni di euro nel quinquennio 2007-2011. Tra il 2004 e il 2006 Lusi ha emesso assegni a cifra tonda a soggetti non identificati per 1,5 milioni di euro. 1 milione soltanto nel 2006. 77 assegni da 10.000 euro, 14 da 5.000, 10 da 1.500 euro. L'altra voce di conto economico, rimborsi spese al personale, causale anticipo spese di rappresentanza, ha visto vaporizzarsi sempre nello stesso triennio oltre 1 milione di euro. Pagamenti avvenuti con bonifici, le cui ricevute sono però irrintracciabili. Ecco l'unico documento superstite, 18.000 euro a Natale 2005. In assenza delle contabili bancarie, grazie agli estratti conto che il puzzle via via si ricompone, 15.000, 18.000, 29.000, i soldi finivano tutti sul conto della filiale BNL del Senato che Lusi aveva cointestato assieme al fratello Antonino. I fatti precedenti al 2007 sono prescritti, ma controlli a campione disposti dalla Procura di Roma hanno confermato che gran parte del denaro uscito dal deposito della Margherita è finito in tasca al senatore. Ora, mentre si avviano ad esaminare sempre a ritroso i conti dell'ultimo triennio 2001-2003, gli attuali organi del partito trattano la restituzione del maltolto. Sul tavolo la villa di Genzano, l'attico di via Monserrato nel centro di Roma e un garage. Come da delibera assembleare del 16 giugno, giorno dei funerali della Margherita, il ricavato della vendita dei beni andrà allo Stato. Gli avvocati di Lusi hanno fretta di chiudere. Un buon esito dell'accordo potrebbe spingere il loro cliente fuori dal convento di Pereto in Abruzzo, dove da 2 mesi sconta i domiciliari, e farlo avviare da uomo libero verso il patteggiamento. Ma non è quello l'unico processo che attende Lusi. Avrebbe anche falsamente accusato Rutelli, che sapeva innocente, di averlo indotto ad effettuare talune delle operazioni di indebita appropriazione. Lusi con Rutelli cominciò e con Rutelli finisce, il cerchio si chiude. C'è una vicenda di cronaca che ha toccato l'opinione pubblica perché riguarda la morte di una giovane ragazza il cui corpo è stato scoperto la mattina del 1° novembre lungo le rive del lago di Bracciano. Ne parliamo perché c'è una mossa da parte degli inquirenti, è indagato il fidanzato della ragazza. Federica Mangiapelo, 16 anni, non è morta perché ha subito una violenza, non è morta annegata, così ha detto l'autopsia. All'alba del 1° novembre un uomo ha ritrovato il suo corpo sulla riva del lago di Bracciano. I genitori l'avevano vista uscire di casa la sera prima con il suo fidanzato Marco Di Muro, 23 anni. Dovevano andare in un locale per festeggiare Halloween, è stato lui l'ultimo a vederla. La procura di Civitavecchia lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario, indagato già il giorno dopo la morte della sedicenne. Ufficialmente si tratta di un passo necessario per poter compiere diverse verifiche. Prima tra tutte la possibilità di mettere il suo telefono sotto controllo. Bisogna capire se il 23enne abbia detto tutta la verità. Nei 5 interrogatori ci sono diverse contraddizioni. Marco Di Muro ha raccontato che la sera del 31 ottobre sono stati insieme fino alle 2 di notte. Dopo aver litigato l'avrebbe lasciata davanti ad un supermercato. Un testimone racconta di aver visto Federica 1 ora dopo camminare da sola in riva al lago di Bracciano sotto la pioggia. All'alba il ritrovamento del suo corpo, lontano da dove Marco sostiene di averla lasciata. La procura di Civitavecchia ipotizza la morte come conseguenza di altro reato. Per capire cosa sia davvero successo, fondamentali saranno i risultati degli esami tossicologici. Forse Federica aveva bevuto troppo o assunto sostanze stupefacenti, un mix micidiale che potrebbe averla uccisa. Così si spiegherebbe perché la ragazza stava camminando da sola in piena notte sotto la pioggia accanto a quel lago. Se così fosse però resterebbero molti dubbi. Prima di tutto, come abbia fatto ad arrivare lì se era a piedi? Forse qualcuno l'ha accompagnata e poi l'ha abbandonata. Ma non è solo questo. Federica, quando è uscita di casa, aveva un giubbotto che non è stato più ritrovato, come il suo cellulare sparito nel nulla. L'ulteriore analisi delle celle telefoniche potrà spiegare molte cose. Per ora i primi risultati dicono che Marco e i suoi amici erano lontani da dove Federica è morta. I carabinieri, dopo che il ragazzo è stato indagato, hanno iniziato anche ad effettuare diversi esami sulla sua auto, a caccia di ogni elemento utile per capire cosa sia accaduto la notte delle streghe.
Si tornerà a parlare anche di politica tra poco in 8:30, perché ospite di Lilli Gruber è una figura che è entrata a sorpresa lunedì scorso nel nostro sondaggio su chi vorreste come premier. Certo, ricorderete, in testa Monti, ma in calo al 15%, dietro di lui subito Renzi col 14%, poi Bersani, poi a scendere si trovava anche il suo nome, eppure è un giornalista, Oscar Giannino, che è il rappresentante della nuova lista di Fermare il declino. Ci fermiamo, a dopo. E questa giornata così difficile sui mercati, di cui vi abbiamo parlato, per i riflessi negativi dagli Stati Uniti alla Germania e fino alla Grecia, continua in questo momento con Wall Street che sta perdendo nei suoi indici circa il 2%. È l'ultima notizia, vi lascio a 8:30. Buonasera, domani.